Perché siamo contro questa Europa? Ci hanno detto che l'Unione Europea sarebbe stata la soluzione di tutti i nostri mali. Ci hanno detto che avremmo garantito un futuro di benessere a noi e ai nostri figli, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Concorrenza sleale di prodotti che vengono da paesi dove i lavoratori vengono trattati come schiavi. Concorrenza sleale da parte di una massa di immigrati che viene usata come arma di ricatto. Hanno ucciso le nostre imprese e il nostro lavoro. Hanno distrutto 50 anni di conquiste economiche e sociali dei popoli europei. L'Europa è nata per garantire pace e benessere, ma sta portando conflitto fra gli stati e miseria per i cittadini. Perché dobbiamo uscire dall'euro? Perché una moneta unica per economie troppo diverse non funziona, rafforza i forti e indebolisce i deboli. L'euro è una moneta criminale, pensata per avvantaggiare pochi e svantaggiare molti. Occorre uscire dall'euro, subito. Il modello di Bruxelles è questo: merci prodotte da lavoratori schiavi e vendute a consumatori disoccupati. È una situazione che non può durare ancora a lungo. In realtà l'euro è già morto, facciamo in modo che non uccida anche i popoli di Europa. Tutti insieme, un'altra Europa è possibile. E la Lega Nord cosa propone? La Lega Nord combatte con coerenza e tenacia contro questo modello di Europa da sempre. 16 anni fa, Umberto Bossi diceva: in Europa si sta partorendo un mostro, le leggi finanziarie degli stati si ridurranno a un semplice fax inviato da Bruxelles. Oggi continuiamo la nostra battaglia per portare parole di verità alla nostra gente. Dicono che uscendo dall'euro ci rimetterebbero i pensionati, i piccoli risparmiatori, i lavoratori. Niente di più falso. Sul sito bastaeuro.org smontiamo punto per punto tutte le falsità messe in circolazione. 7 premi Nobel per l'economia, all'unisono contro questo euro, strumento di povertà, di ingiustizia, di vincoli. Bisogna uscire subito dall'euro. È un dovere morale verso la memoria degli imprenditori e dei disoccupati morti suicidi che hanno visto perdere la speranza perché qualcuno, da Roma e da Bruxelles, ha deciso che non spettava loro più produrre. Tutti insieme, un'altra Europa è possibile.